Per i vostri approfondimenti e le vostre libere ricerche, a disposizione attraverso il sito www.tinelli.eu, avete il preziosissimo indice alfabetico con migliaia e migliaia di video, oltre alle indispensabili playlist suddivise per argomenti. Non dimenticate il libro Il Risveglio, a colori nel formato ebook, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Sulla rete vedo tutti impazziti per la riapertura del locale di Rosanna Spatari, la tortiera di Chivas. Ovviamente siamo felici per lei, ma per me questa è una delle più grandi sconfitte ricevute, la famosa vittoria di Pirro. Perché? Per il semplice fatto che abbiamo visto in questo caso che i diritti non esistono, c'è solo la prepotenza e la dittatura e la tirannia. E per tornare tra virgolette a rivedere la sua attività alla luce, che non è la sua perché gliel'hanno chiusa gli altri, se fosse stata la sua nessuno gliel'avrebbe toccata, ma è di altri, ha dovuto ricorrere a un tribunale ordinario. La qualcosa, l'ho detto mille volte nella serie della sonorità, ordinario significa ritornare all'ordine e ritorni nel recinto degli schiavi e quindi forse potrai avere soddisfazione, quel poco che possa servire. Se i diritti fossero tali, sarebbero inviolabili all'inizio. Infatti, quello che noi parliamo di diritti sono servizi, privilegi e benefici. Sono all'incirca 20 anni che lo dico, dagli anni 2000, da quando mi sono affacciato alla sovranità. E in culo sì, in testa no. Gli unici veri diritti li può garantire madre natura, quelli sono i diritti naturali, allo stato brado. All'interno del recinto dell'uomo ci sono soltanto servizi, privilegi e benefici garantiti. Quindi se qualcuno si alza la mattina e gli vai sul culo, prende e ti leva queste tre cosette. E quindi ecco fatto che succede quello che vediamo. Alla mio avviso c'è ben poco da esultare, da festeggiare, ma molto da pensare. Ovviamente ben pochi pensano, adesso vanno tutti in giro, grande donna, combattuto, ben per lei, ci mancherebbe. Ma se non fosse stato per altri, quindi la sua vita, la sua attività, la sua possibilità di esprimere quello che gli piace è in mano altrui, quindi che cos'è? Una schiava, un po' come tutti quelli dentro il sistema. Qui infatti c'è una bellissima parola che riconduce tutto: cittadini. Se sei cittadino sei suddito. Sento un'altra grandissima donna, Errede, che dice cittadina libera. È un ossimoro, perché i cittadini non sono liberi, perché sono legati con un, diciamo, come posso dire, un contratto di sudditanza verso lo Stato. Quindi libertà e cittadino sono proprio gli antipodi. Guardate, eccola qua la definizione di cittadino: è la condizione di colui che appartiene ad uno Stato. Sapete che cosa significa? È proprietà di uno Stato, essendogli attribuita la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche attive e passive, diritti e obblighi nei confronti dello Stato stesso. L'acquisto può avvenire, ancora una volta acquisto, quindi si parla di debito, per nascita, per base al luogo dove esso avviene, per estensione, per concessione dello Stato. Quindi chi ancora crede che esista il cittadino libero o la possibilità della cittadinanza di esprimere i diritti, beh, si sbaglia di grosso. Questo è il dizionario giuridico Bracardi. Ancora una volta ve lo ripeto, questa è una gran bella sconfitta, che vi piaccia o no, è la vittoria di Pirro. Quindi bisogna ragionare su quello che succede e su come succedono le cose. Bisogna osservare molto bene le dinamiche naturali e le dinamiche dentro il recinto dell'uomo.